questo pareggio, ci saranno delle novità? Non ci saranno novità, perché da oggi in poi io non prenderò più nessuna decisione. Visto che devo andare via, è giusto che chi arriva prenderà le decisioni che conseguenti. Quindi ho detto già dei tuoi colleghi, io da questa sera le mie quote sono a disposizione di chi vorrà e potrà prendersele, perché purtroppo chi parla senza sapere, senza conoscere, deve sapere che ci sono delle regole. Quindi io le quote, siccome una SPA che non è che fa la produzione di bibite ma gioca a calcio ed è affiliata alla federazione, c'è bisogno che siccome ci sono delle regole, c'è bisogno di gente che venga, sia accettata dalla federazione, rilasci le garanzie che oggi sono a mio nome e domani saranno a nome di qualcun altro, e io sono a disposizione. Ma da questa sera, perché io di venire allo stadio e prendere offese personali da gente che non sa nemmeno di che cosa parla, mi sono rotti i coglioni, ma nel vero senso della parola. Diciamo, per usare un eufemismo, amareggiato di questa ennesima contestazione? No, nel modo più assoluto. Io penso che i tifosi debbano tifare. Quindi poi la contestazione, io ho sempre detto e lo ribadisco, che a me non mi tocca, però credo che vada aiutata la squadra. E in questa situazione qua anche la squadra ne risente, perché purtroppo giocare in questo clima è come giocare fuori casa, o peggio ancora in un clima ostile. Poi è chiaro che la palla pesa di più. Quindi domenica prossima a Grosseto Auteri sarà regolarmente in panchina? Ancora, fin tanto che ci sarò io Auteri sarà in panchina, ma non solo Auteri, i giocatori che ci sono, poi quando arriverà qualcun altro prenderà le decisioni, anche io le decisioni non ne prendo più per questa società. Visto che devo andare via, io ho messo a disposizione le mie quote. Qualcuno che contesta dovrà metterci anche la faccia, perché mi dovrà portare qualcuno che compra il Pescara, e io sono a disposizione. Però è inutile che continuiamo a fare le chiacchiere, perché poi le chiacchiere, non è che qui sembra quasi che io rompi le scatole a qualcun altro, e forse sono arrivato al punto che sono io che mi sono rotto le scatole. Quindi diciamo che da questo punto di vista io sono a disposizione, non è che devo stare nel Pescara. Io, per fortuna, per mia fortuna, ho sempre lavorato e quindi vivo di altro, non di Pescara, nel modo più assoluto. Pertanto, siccome oggi tra i tifosi, invece di essere tifosi, ci sono i commercialisti, gli avvocati, i dirigenti d'azienda, facessero loro, che qual è il problema? Io non mi faccio da parte in mezzo secondo, poi tornerò a vedere la partita da tifoso e forse me la godrò anche di più. Presidente, allora parliamo di questa partita. Ancora una volta sono stati 90 minuti deludenti da parte del Pescara, d'accordo? No, deludenti perché abbiamo pareggiato, una partita che abbiamo pareggiato con una squadra che ha lo stesso punteggio nostro, quindi non, deludente non direi, non siamo riusciti a fare gol, purtroppo che abbiamo dei problemi in questo momento è evidente, ci mancherebbe, però credo che questa squadra tutto sommato abbia i mezzi per riprendersi, perché non credo di aver costruito una squadra che non può giocare a calcio. D'altronde oggi mi sembra che non abbiamo preso manco un tiro in porta, quindi tutto sommato, se la Lucchese ha i nostri stessi punti e non abbiamo rischiato nulla, vuol dire che il Pescara la sua parte l'ha fatta. Sicuramente a tutti quanti noi dispiace, a tutti quanti noi vorremmo vedere il Pescara vincere, perché ha i mezzi per farlo. In questo momento non ci si riesce, speriamo che trovino le soluzioni i giocatori e allenatore per uscire da questo momento difficile. Come, secondo lei, Presidente, come si può uscire da questo momento, parliamo ovviamente di calcio giocato, difficile per questa squadra che non riesce a vincere le partite, ma non riesce spesso a proporre neanche gare all'altezza? All'altezza di chi? All'altezza di una rosa che sulla carta è una rosa di primissima qualità. Probabilmente, lo ripeto, i ragazzi ci devono mettere di più in campo e il mister deve trovare le soluzioni giuste. Presidente, per chiudere, c'è stato anche questo finale di partita, questa rissa in campo tra i giocatori, è stato un brutto finale? Assolutamente sì, non la condivido per niente, non la condivido perché sono professionisti e devono fare i professionisti fino all'ultimo. Poi è chiaro che ci sono le provocazioni in campo, ma le provocazioni sicuramente non si risponde con le risse o con la violenza, quindi non prenderete dei provvedimenti nei confronti di qualche giocatore? Ma non, a parte che non so nemmeno che cosa abbia deciso l'arbitro alla fine, per cui non saprei dire in questo momento. Però sicuramente, se in un momento come questo magari un giocatore si fa espellere per fare non lo so che cosa, perché poi alla fine non si risolve nulla, sicuramente qualcosa faremo.